Benvenuti a tutti. Siamo molto felici, sono personalmente contento di incontrare io per la prima volta, anche se ho letto e ho anche studiato sui testi del professor Cassese, averlo qui stasera con noi. Cassese, ovviamente, professor Cassese non solo è di casa, è un fondatore dell'ISTAO e ha avviato l'avventura dell'ISTAO con Fouad fin dall'inizio. Ne è stato animatore e è stato anche a lungo presidente. Per i più ragazzi, per i più giovani, qualche elemento, diciamo, di introduzione a quello che viene comunemente riconosciuto come il massimo esperto di problemi di pubblica amministrazione in Italia e forse in Europa. Io penso che l'insegnamento del professor Cassese, la presenza nelle Marche dall'inizio degli anni 60, con vari ruoli, con varie funzioni fino ad oggi, abbia costituito una confortante presenza per noi che abbiamo potuto approfittare delle sue lezioni, ma più in generale per la comunità italiana, per la Repubblica, una confortante presenza di buonsenso e di razionalità. Uno dei temi, diciamo, e degli assilli e degli interrogativi costanti della sua riflessione è stato sicuramente il tema della democrazia e dello Stato. Ecco, se dovessimo vedere la sua terminata produzione scientifica, fin dall'inizio il cittadino e la Repubblica, lo Stato introvabile, modernità e arretratezza delle istituzioni italiane, la crisi dello Stato, l'ideale di una buona amministrazione, principio di merito alla stabilità degli impiegati, i tribunali di Babele, i giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale, chi governa il mondo. E poi io vorrei segnalare, insieme all'ultimo libro che è Democrazia e i suoi limiti, che è la base della lezione di questa sera, un libro a mio avviso fondamentale, ne parlavamo con alcuni amici, che è Governare gli italiani, prendendo ad uso una massima che veniva attribuita a Mussolini: governare gli italiani non solo è impossibile, è inutile. C'è una disamina, una rassegna critica della struttura statuale italiana dall'origine ai giorni nostri. E viene un po' da rabbrividire vedendo la leggerezza con cui i temi delicatissimi del ruolo dello Stato, della pubblica amministrazione, della sua necessaria riorganizzazione vengono trattati correntemente rispetto alla possibilità invece di affrontarne le intime contraddizioni e le finalità necessariamente aggiornabili. Il tema di questa sera è uno degli ultimi, diciamo, punti di riflessione del professor Cassese, che ci fa seguire quello che pensa sulle sorti, diciamo, del nostro paese, anche attraverso interventi sul Corriere della Sera, sul Foglio, al di là degli interventi, diciamo, nelle sedi scientifiche. E a me pare che l'analisi che il professor Cassese fa, voglio ricordare quello che tutti quanti ci ricordiamo, è stato giudice e presidente della Corte Costituzionale, nonostante tutte le preoccupazioni, ha uno sfondo ottimistico, ottimistico, preoccupato, a occhi aperti, ma vede nelle contraddizioni che si manifestano, anche, coerentemente con un'analisi, una linea di correzione e di proposta. La rassegna di questo libro, di cui suggerisco la lettura a tutti, interviene, come dire, partendo da alcuni dati di fatto, i dati di Friedomaus sulla discesa dell'ultimo decennio dei paesi stabilmente democratici, della crescita invece di quelli meno democratici,
dell'interrogativo dell'aggettivazione democratica repubblicana tradizionale che vengono ancora attribuite a paesi come la Turchia, come la Polonia e l'Ungheria, le contraddizioni moderne, contemporanee, diciamo, di questa ansia della storia che ci fa incontrare con il populismo, i populismi. Ecco, questo è un tema che il professor Cassese affronta. Lo affronta in relazione anche ad altri punti critici, il ruolo suppletivo, spesso sostitutivo, della magistratura, il ruolo sovrastatuale della legislazione o della organizzazione delle finanze in tempo di crisi, il carattere a volte, come dire, vincolativo, ma qualche volta difensivo di quelli che possono essere visti a seconda delle circostanze, delle minacce oppure delle opportunità. Vengono analizzati, non posso ovviamente sunteggiare oppure cercare di descrivere quello che vi verrà adesso presentato. Io penso che la metodologia utilizzata e il risultato di questi tornanti studi sono quelli di mettere rigorosamente in fila l'analisi, un giudizio di valore esplicito e delle proposte, diciamo, correttive. E il ruolo del professor Cassese è importante non soltanto sul piano nazionale, è stato ministro della funzione pubblica nel governo Ciampi, ma è ascoltato consulente di istituzioni internazionali. Ecco, penso che il suo punto di vista sia prezioso per come dire, illuminare campi oscuri, a volte tenuti in maniera metodica scuri o utilizzati per le estremizzazioni che generano paura, preoccupazione e quindi rifugio in soluzioni che rischiano di diventare illiberali o antidemocratiche. Ecco, questo penso che sia un tema cruciale e attuale. La democrazia in crisi, ma anche sullo sfondo le possibilità di individuare le storture e anche i meccanismi di correzione. Quindi voglio ringraziare a nome dell'ISTAO dei suoi vecchi allievi e collaboratori, il fatto che sia fra di noi a fare la terza lezione magistrale qui all'ISTAO. Nel saluto del rendere i complimenti ai nostri ragazzi che finiscono il Master 2016-2017, è un segno, come dire, benaugurare per loro una coscienza critica sempre accompagnata alla proposta. Grazie e darei la parola al professor Cassese. Grazie di questa presentazione. La mia lezione, avete sentito, ha per titolo "È in crisi la democrazia" e sarà divisa in tre parti e in ognuna di queste parti cercherò di rispondere a una domanda. La prima domanda a cui cercherò di dare una risposta: ma quali sono i segni di questa crisi? La seconda domanda è: ma ci dobbiamo preoccupare per questa crisi? E la terza domanda è: se vi sono crisi della democrazia in tutto il mondo, qual è la sorte dell'Italia e a che cosa ci avviamo nel nostro reggimento politico, nel sistema politico? Comincio dal primo punto e nel primo punto cercherò di passare in rassegna gli elementi di questa crisi, cominciando dal paese che è di più antica democrazia nel mondo, cioè il Regno Unito. Il Regno Unito è il paese che ha una più lunga tradizione di democrazia. Però se proviamo a fare un piccolo viaggio nel Regno Unito, scopriamo che, per esempio, di recente si è il popolo inglese, rinunciando alla loro tradizione, alla sua tradizione di
come loro chiamano, Parliamentary Sovereignty, cioè di sovranità del Parlamento, ha deciso di fare un referendum, il referendum che tutti conosciamo, e, come dire, si è fidato di quella che è l'apparente logica binaria del referendum. Puoi pronunciarti con un sì o con un no. Sì vuol dire usciamo dall'Unione Europea, no vuol dire rimaniamo, senza capire, in un paese nel quale si esercitava attraverso lo strumento democratico, con il voto del popolo, la volontà del popolo, senza capire che questa logica binaria in realtà nascondeva una logica molto più complessa, perché nei referendum quasi mai succede che le persone che debbono rispondere rispondono alla domanda che viene posta. Tant'è vero che la prova migliore è se, come hanno votato gli italiani il 4 dicembre del 2016, hanno votato per approvare, solo per approvare o non approvare una riforma costituzionale, o a questo voto hanno dato un altro significato? E a questa risposta tutti quanti, a questa domanda tutti quanti hanno nella mente una risposta, e cioè che in realtà il voto che è stato dato rispondeva ad un'altra domanda, o rispondeva anche ad un'altra domanda. E questo è accaduto in Colombia, in Thailandia, in Ungheria, nel Regno Unito e in Italia, cioè in tutti i referendum che si sono svolti nel mondo negli ultimi anni. Quello che appare un modo semplice del popolo, democrazia è demos, popolo, crateia, potere, quello che appare una logica binaria, può rispondere sì e no, e la risposta è chiara, in realtà nasconde un'ambiguità, perché chi interpreta la domanda spesso la interpreta in termini diversi, o addirittura si fa un'altra domanda rispetto a quella che gli è stata proposta. Quindi la più antica democrazia del mondo ha sperimentato un referendum, come dire, dando un significato diverso rispetto alla domanda che gli era stata posta. Ma c'è un altro esempio di debolezza della democrazia, di crisi della democrazia inglese. Qualche anno fa un prigioniero inglese ha portato alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del Lussemburgo il seguente problema. È rispondente ai criteri della democrazia, il principio della democrazia inglese, in base al quale i prisoners, cioè quelli che sono in prigione, nel giorno in cui si vota, indipendentemente dal crimine che hanno commesso, va bene, anche se stanno per una settimana in prigione, è corrispondente ai principi della democrazia che quelle persone siano private del diritto di voto? Quasi un milione di persone inglesi, da che esiste la democrazia inglese, sono privati dei voting rights, perché nella tradizione inglese l'essere posti in prigione non è solamente la privazione della libertà personale, ma è anche la privazione del principale diritto politico del cittadino, cioè il diritto di partecipare alla propria collettività mediante il voto, mediante la scelta delle persone che lo rappresenteranno in Parlamento o in altri luoghi, perché sono privati tutti i prigionieri di tutti i diritti politici. E l'ultimo esempio vi farà sorridere, è stato citato da uno studioso americano, il professor Sakharov, che è uno dei maggiori costituzionalisti americani e che ha scritto un bel libro sulla fragilità delle democrazie qualche anno fa, e che ha scritto di recente un articolo che sta per uscire in una un'importante rivista americana, in cui citava questo esempio. La Cina in questo momento, recentemente, ha avuto bisogno di costruire il terzo terminale dell'aeroporto di Pechino. Un'analoga esigenza è stata sentita a Heathrow, che è il principale aeroporto di Londra. Qui è il quinto terminale.
L'uno e l'altro terminale sono stati affidati a un grandissimo architetto, noto in tutto il mondo, Norman Foster. Tempi di costruzione, 4 anni in Cina, 20 anni nel Regno Unito. Dice Issacharoff, questo è un esempio di una difficoltà realizzativa della democrazia. Cioè la democrazia incontra anche dei problemi esecutivi, non solo nell'interpretare la volontà del popolo, non solo nel dare diritto di voto a tutto il popolo, ma anche nel fatto di eseguire un semplice fatto esecutivo, costruire un terminale, peraltro fatto dallo stesso architetto, disegnato dallo stesso architetto, ci ha impiegato un tempo così diverso. Facciamo un piccolo viaggio dall'altra parte dell'Atlantico e vediamo qual è lo stato di, come dire, lo stato di salute della democrazia americana. Se la democrazia inglese è la più antica del mondo, la democrazia americana è quella verso la quale rivolse la sua attenzione un trentenne giovane giudice francese nel 1831, varcando, con un viaggio che allora era molto lungo, varcando l'Atlantico e andando a studiare la Democracia in America. È il titolo del libro che lui poi scrisse e, come avete capito, è il signor Alexis de Tocqueville, è il libro più famoso sulla democrazia. È stato da quel momento un esempio la democrazia americana. Bene, la democrazia americana è oggi in uno stato di crisi che non solo è dimostrata dal fatto che ha scelto come presidente degli Stati Uniti una persona che le cui attività sono sotto gli occhi di tutti, ma che è stato eletto come rappresentante del popolo americano nonostante che abbia avuto 2 milioni di voti di meno del suo competitore. Perché il sistema della democrazia americana è basato sul criterio che vince non chi ha il maggior numero di voti degli elettori, ma chi ha il maggior numero di voti di maggioranze degli stati, dei 50 stati. Sicché la signora Clinton, che ha avuto il 75% in California o nello stato di New York, come dire, poteva averne anche 50,01%, perché non gli servivano la differenza tra il 75 e il 50,01. Era più utile se fossero stati spalmati tra i diversi stati, perché quello che conta è avere la maggioranza nei diversi stati. È chiaramente un'imperfezione della democrazia, se voi ci pensate bene. Perché è un'imperfezione? Perché veniva eletto quello che rappresenta tutto il popolo americano. Il signor Trump in questo momento parla a nome del popolo americano, non della maggioranza, delle maggioranze della maggioranza degli Stati Uniti d'America. Parla a nome del popolo americano. E potrei continuare, ma se volete potete leggere un bellissimo libro che è stato appena tradotto in italiano, ma appena uscito in America, di un mago del marketing, Kotler, ha scritto un libro, Democracy in Decline, è stato tradotto Democrazia in Declino dal Mulino, è un libro che ha avuto un grande successo in America, che è un vero atto di accusa della democrazia americana. Ho qui un elenco che è almeno 20 punti di critica della democrazia americana che si potrebbero riassumere in una parola. La democrazia americana è diventata una plutocrazia, cioè in realtà vince chi ha più risorse. Ci sono troppi soldi in ballo, ci sono pochi votanti, c'è una discriminazione nel voto, c'è una scarsa informazione degli elettori. Sostanzialmente la democrazia americana non è nelle mani di una maggioranza del popolo italiano, ma è nelle mani della più forte minoranza. Quindi quello che si pensa sempre, no? La democrazia è il potere del popolo che si esplica attraverso
la maggioranza dei voti popolari. In realtà non è vero, ma rinvio per una esemplificazione ulteriore al libro di Kotler. Per non parlare di democrazie che, pur essendo democrazie, stanno diventando o sono diventate democrazie illiberali, creando così una contraddizione interna alla democrazia stessa. Mi sto riferendo a Turchia, Ungheria e Polonia. Allora, pensate bene, in questi paesi che cosa si sta verificando? Sta verificando il seguente fenomeno, che vi sono dei governanti che sono eletti dal popolo e quindi c'è il requisito fondamentale della democrazia. È il popolo che sceglie. Voi sapete bene che la democrazia è la scelta da parte del popolo di coloro che dovranno prendere decisioni. La democrazia non vuol dire che il popolo prende le decisioni. Cioè la nostra democrazia sono tutte democrazie rappresentative, cioè si dà una delega a qualcuno per decidere. E questo accade in questi tre paesi. I governanti sono stati eletti. Tuttavia, i governanti eletti adottano norme che limitano il potere di manifestazione del pensiero, quello che gli americani chiamano free speech, limitano la libertà di associazione e limitano l'indipendenza dei giudici. Facendo questo, creano delle condizioni in base alle quali la democrazia non può rinnovarsi. Perché? Perché la democrazia è basata anche sul fatto che il popolo, primo, possa manifestare la sua opinione, secondo, possa organizzarsi in partiti, terzo, possa cambiare opinioni e attraverso la libertà di manifestazione del pensiero e l'aggregazione del popolo in partiti o in movimenti politici, modificare l'orientamento del governo o influenzare le modificazioni dell'orientamento del governo. E quindi la democrazia in qualche modo entra in conflitto con se stessa perché pone le premesse per non essere più democratiche. E quindi ci troviamo in presenza di quelle che sono state definite ormai democrazie illiberali o, se volete, democrazie antidemocratiche, perché negano le premesse sulle quali si fonda la democrazia stessa. Veniamo all'Italia, perché anche in Italia abbiamo qualche segno di crisi. E per l'Italia cominciamo con coloro che partecipano al voto, perché se la democrazia è innanzitutto la scelta delle persone che debbono decidere, a cui affidiamo il compito. Ora, nel 1948 il turnout, cioè il numero, i votanti, erano circa il 92-93% degli aventi diritto al voto. Cioè, fatto pari accetto, gli aventi diritto al voto, 92-93% andava a votare. Dopo 30 anni era sceso al 74%. Oggi abbiamo un'affluenza al voto referendario che c'è stato del 68,5%, e alle ultime votazioni nella regione Sicilia 46,7%. Questo è un dato significativo di un fattore di crisi della democrazia, cioè se la democrazia è il governo del popolo, of the people, by the people, for the people, secondo la famosa definizione di Lincoln nel Gettysburg Address, evidentemente il popolo non si vuole esprimere. Secondo elemento, l'Istat qualche tempo fa, nell'ultimo annuario l'ha pubblicato, ha fatto un'indagine sulla partecipazione politica attiva degli italiani. Il risultato è il seguente: solo l'8% delle persone che hanno più di 14 anni dà un segno di partecipazione politica attiva,
E l'Istat ha definito la partecipazione politica attiva in un senso molto minimo. Per esempio, essere andato a un comizio elettorale durante l'anno, va bene. Tanto per darvi un'idea, 5 anni prima era del 12%, è scesa dal 12 all'8. Tanto per darvi un'altra idea, la partecipazione sociale, cioè quella a sindacati, categorie professionali, aggregazioni di volontari, è del 24%. 24% delle persone con più di 14 anni. Quindi noi abbiamo una partecipazione politica attiva molto bassa, oltre ad avere una partecipazione politica al voto che si sta abbassando lentamente nel corso della storia repubblicana. E questo è un fattore tanto più preoccupante in quanto l'Istat ha misurato anche la partecipazione politica passiva, cioè l'interesse che gli italiani con più di 14 anni manifestano per la politica, cioè quanto seguono la vita dei partiti, la vita del governo, le crisi di governo, le elezioni. Sapete qual è il risultato? Il 77%. E che vuol dire? Che c'è una forbice altissima tra la partecipazione politica passiva, la curiosità, l'interesse a seguire quello che succede in Italia e la voglia di impegnarsi, la partecipazione politica attiva, nella vita di un partito, nella vita di un movimento sociale o politico, e poi infine nella votazione. Gli iscritti ai partiti. Se voi prendete la somma degli iscritti ai partiti maggiori nel 1946-48, cioè PC, nell'ordine PC, Partito Comunista Italiano, DC, Partito della Democrazia Cristiana, PSI, Partito Socialista, la somma dei tre era superiore a 10 milioni di iscritti. Oggi non abbiamo cifre precise, ma secondo una stima mia controllata con alcuni esperti del settore, non supera 1 milione, perché il partito che dichiara il maggior numero di iscritti ne dichiara meno di 400.000. Va bene. Siamo passati da 10 milioni a 1 milione. Quindi c'è una situazione ci sono diversi segni di crisi della democrazia che potete trovare anche nell'ultimo rapporto Censis che è stato presentato qualche giorno fa. La democrazia italiana non piace al 60% del campione che è stato utilizzato. In altre parole, voglio dire che c'è una sfiducia nella democrazia, di cui è segno questo librettino che ho chiesto, che ho ordinato nei giorni scorsi tramite Amazon. È la seconda edizione di un libro di un autore che insegna alla Georgetown University a Washington. È la seconda edizione, perché la prima edizione è uscita qualche mese fa, ha avuto un grande successo negli Stati Uniti e Jason Brennan, che è l'autore di questo libro, dice nell'introduzione alla seconda edizione che è in corso di traduzione in ben 6 lingue diverse nel mondo. Il libro è intitolato Contro la democrazia. Ed è una specie di plaidoyer, una ringa contro la democrazia, a favore di quella che lui chiama, per la verità non è stato lui il primo a chiamarla così, epistocrazia, che poi non è altro che Platone, insomma, la Repubblica dei Saggi, che è il governo di quelli che sanno, va bene. Beh, vi ho citato questo libro per dirvi che questi segni di crisi della democrazia sono oggetto anche di una riflessione scientifica. Vi ho citato prima un autore importantissimo del diritto costituzionale americano come Sakharov. Ora
Brennan, che invece è un studioso, quello era di diritto costituzionale, questo di filosofia politica, per dirvi che da questi elementi concreti di crisi della democrazia emerge anche una riflessione sulla possibilità che la democrazia possa essere sostituita da un altro ordinamento, o se non possa essere sostituito da un altro ordinamento, che la democrazia invece possa trovare delle, come tutte le malattie, delle medicine. No, ci sono delle possibilità di curare queste malattie, questi segni di crisi della democrazia. E quindi passo al mio secondo punto, che dopo questa immagine pessimistica si ispira invece ad un concetto ottimistico. E il tema che vorrei svolgere nella seconda parte di questa mia lezione è il seguente. La democrazia vive e si alimenta di crisi, e da ogni crisi, spesso pagando dei costi molto alti, esce rafforzata. Questo è l'argomento che vorrei sviluppare in questa seconda parte della mia lezione, poi parleremo più da vicino di quello che succede in Italia. Allora, che cosa voglio dire quando dico che la democrazia vive di crisi, si sviluppa attraverso le crisi? Scusate, vi devo dire che questa è una parafrasi di una frase famosa utilizzata da Helmut Schmidt, il cancelliere tedesco, e da Jean Monnet, cioè due dei grandi personaggi, diciamo, della costruzione europea, riguardante l'Europa. Ed era, suonava così: l'Europa vive di crisi. Io la sto utilizzando per dire la democrazia vive di crisi. Allora, se voi prendete un libro recente molto bello, di cui in questi giorni consiglio la lettura a tutti, che è appena uscito, è di un giovane storico economico che insegna non troppo lontano da Ancona, che si chiama Emanuele Felice e che è intitolato Storia economica della felicità. È un libro bellissimo, veramente molto bello, di cui consiglio la lettura. Emanuele Felice ha scritto vari altri libri, nonostante che sia molto giovane, ma due altri li voglio consigliare: uno perché il Sud è rimasto sempre indietro, e l'altro è Ascesa e declino, ed è una storia economica d'Italia. Lui in questo libro tratteggia anche il ruolo che la democrazia svolge per la felicità, per il benessere. La felicità non è quello, uno stato d'animo individuale, no? La felicità è la felicità pubblica, è quella di cui hanno parlato Beccaria, Muratori in Italia, quella che sta scritto addirittura in dichiarazioni costituzionali, no? Life, liberty and the pursuit of happiness, no? Insomma, nelle dichiarazioni costituzionali americane. E lui dice: ci sono tre ondate della democrazia, quella degli ultimi decenni dell'Ottocento, quella della democrazia di massa e quella che si apre nel 1974 con la rivoluzione dei garofani in Portogallo. Esaminiamole un momento e vediamo un momento che cosa è successo in questi momenti. Allora, il primo: l'Italia si unifica nel 1861. L'Italia nel 1861 è un paese che ha 21 milioni di abitanti circa. Ai confini attuali ci sono delle piccole variazioni, perché ovviamente i confini erano diversi. E gli aventi diritto al voto sono 500.000. E i votanti sono 250.000. Negli anni Ottanta, cioè stiamo parlando della seconda parte dell'Ottocento, 1861, Unità d'Italia, negli anni Ottanta lentamente il suffragio, cioè l'ambito delle persone con il diritto elettorato attivo, aumenta lentamente.
arriva a quello che viene chiamato il suffragio universale a cavallo della Prima Guerra Mondiale. Perché viene concesso il suffragio universale? Motivo storico molto semplice. Cioè la gente comune, quelli che non hanno diritto al voto, il diritto al voto si aveva per censo, per grado di istruzione, o per aver fatto, che vi posso dire, avere particolari meriti individuali. A quel punto lì però c'era della gente che, come dire, aveva esposto la propria vita durante la Prima Guerra Mondiale, e quindi viene concesso il suffragio universale perché si riteneva che, insomma, gente che aveva corso il pericolo di morire non poteva essere considerato come escluso dalla collettività. E viene concesso il suffragio universale, ma il suffragio era universale? Non era universale, perché tutte le donne non avevano diritto al voto e non lo avranno fino al 1946. E si succede una storia che risale a Tocqueville. Quando Tocqueville scrive 1835, pubblica quel famoso libro intitolato La democrazia in America, che lui sapeva bene, perché ci sono dei capitoli nel libro, che ci sono gli schiavi che non votano, che ci sono i negri che non votano, che ci sono le donne che non votano. Così come noi non ce ne accorgiamo, ci sono oggi in Italia 5 milioni di persone che non votano, che però fanno parte della comunità italiana. No? Quindi, come dire, siamo sempre molto in ritardo nel renderci conto dei limiti intrinseci della democrazia, e cioè della possibilità. Ora, tutto questo, l'allargamento del suffragio, gli anni sono chiari, no? Fine della Prima Guerra Mondiale, 22, fascismo, va bene. Che cosa succede in questo periodo? Succede una crisi della democrazia proprio, che deriva proprio da che cosa? Dal fatto che nascono i due grandi partiti della tradizione italiana, il Partito Popolare, che poi continuerà con la DC, con la Democrazia Cristiana, e il Partito Socialista, che poi continuerà con il Partito Socialista e il Partito Comunista, cioè le due grandi tradizioni popolari. E tutto questo dà luogo ad un succedersi di governi deboli, di ricambi continui, a quella che diventa la crisi della democrazia, che dà luogo al fascismo. Ecco. Quindi noi l'abbiamo conosciute le crisi della democrazia. La crisi della democrazia è stata prodotta proprio da questo lento allargamento del suffragio, che dà voce a un numero sempre maggiore di persone, voce che però è contrastante, perché non dà sufficiente stabilità ai governi, che crea un vuoto, e in questo vuoto entra il Partito Nazionale Fascista, che fondendo dentro di sé anche una forte corrente di tipo nazionalistico e trovando un leader, Mussolini, che era socialista, si impossessa del potere e sostituisce le elezioni e i plebisciti. Quindi, diciamo, c'è stato un fenomeno che parte dagli allargamenti dei suffragi, arriva ad una crisi di governabilità, si risolve in una dittatura che si chiude con una seconda guerra mondiale e con una democrazia più ampia. Quindi, se voi vedete tutto l'arco di questo svolgimento, cioè dall'allargamento del suffragio al suffragio cosiddetto universale, cioè maschile, al fascismo, e poi invece alla Costituzione, quella del 48, insomma, voi vedete che c'è un arco nel quale si è superata una fase di crisi migliorando le condizioni della democrazia, avendo una democrazia più ampia, perché quella di prima non si poteva dire democrazia perché la metà delle persone era priva del diritto di voto, e una democrazia
più completa, possiamo dire, no? Perché la Costituzione repubblicana dà al Paese un assetto politico istituzionale che ha dentro di sé ulteriori fattori importanti. Libertà di manifestazione del pensiero, articolo 21 della Costituzione, libertà di associarsi in partiti, articolo 49 della Costituzione, libertà di associarsi in sindacati, articolo 39 della Costituzione, Corte Costituzionale, quindi Corte Costituzionale, lo so, ci sono stato 9 anni, che vuol dire anche il popolo, scegliendo le persone che manda in Parlamento, può scegliere persone sbagliate che fanno degli errori che vengono sottoposti ad un controllore che si chiama Corte Costituzionale, che fa cadere, dichiara illegittime costituzionalmente delle leggi. Quindi crea quello che gli americani chiamano checks and balances, quello che si chiama contropoteri, quello che il grande economista Galbraith chiamava countervailing powers, no? Poteri che si contrappongono. Perché la democrazia è non solo potere del popolo, ma anche una costruzione nel quale vi è una contrapposizione tra i poteri. Prendiamo l'arco successivo. C'è stata un'ulteriore crisi, che è stata quella del fascismo e quella del nazismo. E questi sono due crisi fondamentali della democrazia, no? Ebbene, che cosa hanno prodotto questo? Che cosa ha affermato, secondo voi, Norimberga? Ha affermato il diritto di un'entità superiore, chiamiamola così, di andare a controllare il comportamento di ciò che si fa nelle nazioni. Cioè ha affermato il principio in base al quale la democrazia non è un affare esclusivo del popolo che si è pronunciato, va bene? Cioè una parte del popolo tedesco, quella che aveva sbagliato, a un certo punto è stata messa a morte, no? Capito? Oggi non sarebbe più accettabile questo, naturalmente, perché in Europa si può far parte dell'Unione Europea solamente, del Consiglio d'Europa, solamente se c'è il divieto della pena capitale. Però negli Stati Uniti ce l'hanno ancora molti stati, la pena capitale. Quindi si è affermato un altro principio, che il diritto di intervento di un organismo o di entità sovranazionali sulla popolazione di un certo popolo. Perché? Perché il popolo si può sbagliare. La democrazia può arrivare fino al punto che il popolo si può sbagliare, e dato che il popolo si può sbagliare, è bene che quel popolo venga tenuto sotto controllo. Quando nei giornali scorsi avete letto che la Commissione europea ha iniziato una procedura contro il governo della Polonia, l'avete letto? Ebbene, questo è proprio questo, cioè un organismo sovranazionale, l'Unione Europea, rappresentativo di 27 paesi, 28 ora 27, che mette sotto controllo l'esercizio di un potere da parte di un governo democratico, perché il governo è stato eletto secondo regole democratiche in Polonia, che viola il principio dell'indipendenza dei magistrati, va bene? E cose analoghe naturalmente nelle varie analisi che vengono fatte dell'Unione Europea della possibilità di accesso della Turchia all'Unione Europea. Oppure l'UN Democracy Fund, UN vuol dire Nazioni Unite, le Nazioni Unite hanno creato un fondo per la democrazia. Come opera questo fondo? È un fondo che finanzia delle iniziative della società civile, quindi popolari, in paesi dove lo sviluppo democratico è insufficiente, perché la società civile, associazioni della società civile, possano esercitare una pressione nei confronti dei propri governi per introdurre maggiore democrazia. Andateci sul sito e vi divertirete. Associazioni delle donne di alcuni paesi dove le donne non sono private del diritto di voto, e
finanziamento di queste associazioni perché pubblichino dei giornali per propagandare la necessità del diritto di voto delle donne. Quindi un organismo sovranazionale, le Nazioni Unite, finanzia le società civili, associazioni del volontarie, diciamo, perché queste dal basso esercitino una pressione sui governi nazionali per farli diventare più democratici, più rappresentativi. Quindi un sistema molto complesso che ha fatto dire uno studioso sudamericano che poi ha lavorato a lungo in Nord America, ha insegnato in molte università nordamericane, che ormai esiste non più un accountability del governo rispetto al proprio elettorato, ma una horizontal accountability, cioè una accountability orizzontale. Che vuol dire orizzontale? Vuol dire che al rapporto che si crea tra popolo e governanti di quel popolo si aggiunge un altro rapporto tra quel governo e altri governi messi allo stesso piano o a un piano superiore, cioè organismi sovranazionali, perché questi debbono rendere conto non solo al loro popolo, ma anche a questi altri organismi. E un'istituzione simile a quella delle Nazioni Unite è stata creata con un altro nome dall'Unione Europea, che fa la stessa cosa, finanzia organismi della società civile per poter esercitare una pressione sui loro governi. E quindi, diciamo, i primi tipi di crisi della democrazia hanno dato luogo agli allargamenti del suffragio con il voto più completo del popolo, specialmente il voto alle donne, e i secondi hanno dato luogo a questa, come dire, possibilità che una volta veniva ritenuta un'interferenza, perché una volta si pensava, ma perché il popolo italiano, il popolo tedesco deve essere interessato alla democrazia dei francesi? Debbono essere i francesi interessati, essere interessati alla loro democrazia. Mentre a questo punto è chiaro un aspetto fondamentale della democrazia, che è un interesse di tutti ad avere paesi democratici, se non altro sotto il profilo che è stato molto studiato dagli americani, e cioè che tendenzialmente i paesi democratici fanno meno guerre, e quindi avere un vicino meno bellicoso e quindi più democratico è sempre più conveniente del contrario. Quindi da questo punto di vista almeno è un beneficio. Provo a dedicare gli ultimi 10 minuti di questa lezione a una piccola riflessione su noi a che punto siamo. Ho già parlato un po' dell'Italia in termini generali, ma a questo punto vorrei un po' riflettere su quello che è accaduto nella storia repubblicana. Nella storia repubblicana, come voi sapete, abbiamo avuto un quasi cinquantennio, un quarantennio abbondante, diciamo, che è stato dominato da una formula elettorale. Si chiama formula elettorale il cuore della legge elettorale, quel meccanismo che consente di tradurre i voti in seggi, va bene? Una formula elettorale di tipo proporzionale. Non era quella che volevano i costituenti. I costituenti lasciarono la formula elettorale fuori dalla Costituzione, e questo lo spiegarono molto bene diverse persone nel 1946, prima della votazione del 2 giugno, per un motivo semplice, perché pensavano che le prime votazioni dovessero essere col sistema proporzionale, per contarsi, e poi dopo bisognava adottare un altro sistema. Perché un altro sistema? Ma perché il sistema proporzionale aveva dato luogo a quelle incertezze che avevano poi dato luogo a Mussolini e al fascismo. Quindi conveniva non avere un sistema nel quale
la rappresentatività prevalesse sulla governabilità. No, rappresentatività e governabilità sono i due obiettivi del sistema elettorale, no? Quest'idea di cambiare registro subito dopo non si realizzò. Perché non si realizzò? Per un fatto molto semplice, perché il mondo era diviso in due e l'Italia era divisa in due. Nessuno sapeva chi avrebbe prevalso. Il mondo era diviso in due dalla cortina di ferro e l'Italia era divisa in due dall'opposizione tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista. E quindi non convenne a nessuno di mettersi d'accordo su un'altra formula, va bene? Poi d'altra parte De Gasperi ci tentò con la legge del 53 e non ci riuscì. Leopoldo Ria, insieme con Pietro Scoppola, cioè uno dei più grandi giuristi e uno dei più grandi storici, hanno raccolto le memorie in una lunga conversazione che è stata pubblicata 15 anni dopo in un volume del Mulino con Dossetti, e Dossetti lo dice chiarissimamente: De Gasperi sospettava di Togliatti e Togliatti sospettava di De Gasperi. Erano i reciproci sospetti che li convinsero che non si poteva adottare una formula in cui qualcuno avrebbe avuto un sistema maggioritario, perché il sistema maggioritario, Condorcet l'ha spiegato molto bene, 51 uguale 100, 49 uguale 0, questo è il sistema maggioritario, no? Chi c'ha il 51% c'ha il 100% dei poteri e chi c'è il 49% c'ha lo 0% dei poteri, e questo non si voleva, va bene? Questa è stata la vicenda fino al il punto di passaggio, tutti la collocano con Tangentopoli, invece è del 91, sono i referendum segni, poi seguiti da Tangentopoli, e lì nasce un mito, un grande mito ambiguo, che lo avete sentito mille volte ancora oggi nei giornali. La sera delle elezioni voglio sapere qual è il governo del mio paese. Questo è un mito. Perché è un mito? Perché noi viviamo in un sistema parlamentare. In un sistema parlamentare, un sistema costituzionale parlamentare, il popolo sceglie il Parlamento e poi il Parlamento che sceglie il governo. Quindi il popolo ha dato una delega al Parlamento e dire in un sistema parlamentare voglio che la sera delle elezioni voglio sapere qual è il mio governo, è come dire, è una contraddizione a dietro. Non lo puoi sapere, oppure se lo vuoi sapere lascia il sistema parlamentare, no? Perché non puoi farlo, perché hai delegato qualcuno, non puoi nello stesso tempo delegarlo e poi contemporaneamente dire ma io ho conservato il potere, perché se lo so la sera... La sera delle elezioni evidentemente l'ho esercitato io questo potere, va bene? Per 25 anni circa, per un quarto di secolo, noi siamo vissuti con questo mito ambiguo, contraddittorio, che però ha retto così un po', ha ispirato leggi di vario tipo, non vi sto a raccontare con le varie leggi che vengono definite con quelle espressioni, come dire, coniate da Giovanni Sartori e che poi ripetute, insomma, non Mattarellum e così via, no? Ecco, qual è la situazione in cui ci troviamo adesso? Che noi ci ritroviamo di nuovo ad avere almeno un quarto di secolo nel quale si riaprono gli stessi problemi della democrazia dei primi 40 anni. Che è una democrazia che viene definita con il nome di un grande giurista austriaco, definizione che si oppone a quella di un altro grande austriaco, che questa volta però non era un giurista ma era un economista, il primo è Kelsen e il secondo è Schumpeter. Democrazia kelseniana, democrazia schumpeteriana. Democrazia kelseniana rappresentativa, quindi sistema elettorale proporzionale, di coalizione, quindi consociativa, quindi debole.
l'altra, democrazia maggioritaria, dell'alternanza, e quindi tendenzialmente forte perché, come dire, c'è una maggioranza oggi e ci sarà domani una minoranza che diventa maggioranza. E con un'alternanza si crea questo. Noi abbiamo avuto in Italia una cosa un po' più complessa nei 40 anni perché all'interno di un sistema proporzionalistico consociativo vi è stato poi un elemento che è stato quello del, che il governo al governo c'è cioè sempre stato come perno un partito, tanto che uno dei maggiori istituti americani incluse l'Italia in una trattazione che era intitolata Uncommon Democracies, democrazia fuori del comune, anche il Giappone c'era, e cioè democrazie che comunque avevano forme associative al governo, governi di coalizione, ma in cui c'era sempre un perno della coalizione che rimaneva stabile. E lui, l'autore T.J. Pempel, le definì uncommon democracies perché c'era questo elemento di continuità, no? Che assicurava in qualche modo poi stabilità, dava anche un fattore positivo, insomma. E allora a questo punto a noi si aprono veramente soltanto, e con questo termine, due possibili strade. La prima strada è quella di governi di coalizione. E i governi di coalizione, però governi di coalizione alla tedesca o all'olandese, ai politici che mi chiedono consigli o che chiedono mie opinioni, io gli dico studiati il tedesco. Dopo averlo studiato, vai su Google e digita Koalitionsvertrag, che vuol dire accordo di coalizione, leggilo e poi capisci come si fa un governo di coalizione. Se voi andate su Google, trovate l'accordo di coalizione firmato dalla Merkel nella passata legislatura, sono 138 pagine, va bene? Punto per punto tutta l'azione di governo, dettaglio per dettaglio, va bene? Ecco, questo vuol dire accordo di coalizione, vuol dire coalizione stabile, perché insomma non è che il Partito Socialdemocratico e il Partito Cristiano Democratico non si siano contrapposti nelle piazze quando dovevano fare le, non sto parlando delle ultime elezioni, ma delle penultime, loro sanno. Erano oppositori l'uno all'altro, va bene, e tra oppositori hanno trovato dei punti d'accordo e sono riusciti a assicurare una stabilità a quel paese e, grazie a Dio, anche all'Europa, perché questo è un beneficio che abbiamo tratto tutti da questo accordo, va bene. L'altra soluzione è la soluzione irlandese o spagnola, che è quello di un governo di minoranza, in cui l'opposizione in Parlamento tollera, la parola che si viene usata in Irlanda è il governo di tolleranza, ma in cui però ogni legge parola per parola viene concordata maggioranza e opposizione. C'è un solo partito che sta al governo, l'altro governo tollera l'esercizio dell'attività di governo, ma lo condiziona legge per legge. In tutti i dettagli. Queste sono le condizioni alle quali ci accingiamo a vivere. Poi c'è anche qualcuno che dice che questa legge elettorale, la prima cosa che deve fare il prossimo Parlamento è di cambiarla. E questo lo ritengo il peggiore delle prospettive, perché cambiare ogni giorno le leggi elettorali è una delle cose peggiori. La legge elettorale è un patto sulla traduzione da una lingua all'altra fatta tra il popolo e lo Stato, va bene? È un patto tra i cittadini perché stabilisce quanto peso ha ciascuno. Se voi leggete i principali libri sulla storia delle leggi elettorali dei principali paesi del mondo, le democrazie più mature,
c'è una parola che ricorre sempre, longevo. Ci sono leggi elettorali che risalgono a 150 anni fa, va bene. Prendete quella inglese, per esempio, salvo gli allargamenti del suffragio, che è una cosa diversa, ma dico la formula elettorale. Allora, questa è una prospettiva pericolosa, perché si presta all'idea che possiamo esprimere nella formula semplice, che ogni volta che cominci il gioco ristabilisci le regole del gioco, che è un modo un po' di giocarci un po' pesante, insomma, no? Perché te le puoi adattare volta per volta come vuoi, da un lato. E dall'altro, la prospettiva che si possa riaprire l'idea di una riforma costituzionale. Io non penso che i tempi siano maturi per fare una cosa di questo tipo. Le idee di riforma costituzionale risalgono oramai a molti anni fa. Commissione Bozzi, le due commissioni parlamentari successive, un primo referendum, quello di Berlusconi, poi quello di Renzi, tutti e due falliti. Voi pensate che sia utile che il Paese dedichi ancora tanto tempo a una riforma costituzionale dopo tutte queste perplessità che sono state manifestate e che hanno condotto al fallimento di tre commissioni bicamerali e di due referendum? Io francamente non lo penso, non penso che non sia neppure auspicabile, francamente, perché è una cosa che corre il rischio di concentrare l'attenzione del Paese su una questione che non verrà risolta sul breve periodo. E quindi, come dire, la mia previsione, forse non ottimistica, ma diciamo moderatamente ottimistica, è quella che si possa trovare dopo queste elezioni o l'una strada o l'altra, o quella di un governo di coalizione tra forze che si sono opposte, che hanno orientamenti diversi, sia chiaro, insomma, no? Come quello che accade appunto in Olanda o in Germania, oppure che ci sia una sorta di governo tollerato da un'altra forza politica, in modo tale che si possa, come dire, governare una transizione che sarà importante, perché in questo momento l'Italia c'ha davanti dei compiti giganteschi che sono fondamentalmente di riuscire a uscire da questa crisi cercando di valersi del momento dell'uscita dalla crisi. Non vi dimenticate che l'Italia ha avuto il miracolo economico dopo quella batosta terribile della guerra, insomma, ed è stata la capacità di quelli che hanno utilizzato il miracolo economico che ha consentito lo sviluppo, e questo sarebbe un'occasione importante. E non dimentichiamo che abbiamo, come dire, una voce da far sentire in Europa, che è una voce che è sempre flebile, quella italiana, ma per forza di cose, perché voi capite bene che se noi continuiamo a mandare un ministro diverso ogni anno a tutte le riunioni dell'Unione Europea, quando ci sono persone lì che stanno lì da 8 anni, da 10 anni, da 5 anni e che partecipano a queste riunioni, come possiamo far sentire la nostra voce? Cioè, se noi facciamo parte di condomini più vasti, dobbiamo renderci conto che questo terrore dell'uomo solo al comando, cioè di un minimo di stabilità dei governi, di un minimo di continuità dei governi, è una cosa che ci è imposta dal fatto di far parte del condominio. Avete mai visto un condominio nel quale il capofamiglia manda una volta un figlio, un'altra volta un altro figlio, un'altra volta un altro figlio, un'altra volta la moglie, un'altra volta ci va lui? Non saprà mai nulla di quello che è successo le volte precedenti, non sa mai qual è la faccia degli altri condomini. Scusate se finisco con questi esempi sul condominio, ma questi sono condomini. Noi facciamo parte di circa 2000 condomini nel mondo: Organizzazione Mondiale del Commercio, Organizzazione Mondiale della Sanità, Unione Europea, Consiglio d'Europa, Nazioni Unite. Sono 2000, va bene. Non possiamo presentarci ogni volta con una persona diversa, perché ritengono sempre che l'Italia sia il paese di Arlecchino. E così ho finito. Grazie molte, professore, per
La lezione limpida, la lezione... Prego. Grazie. Purtroppo vi devo annunciare che abbiamo pochi minuti a disposizione, perché il professore deve... Però ce l'ho adesso, facciamo... Ecco. Allora, con questo allargamento abbiamo un po' di spazio per qualche domanda e delle considerazioni. Prima di essersi, come dire, preso questo incarico, il professor Balloni. Le mie considerazioni, direi così, prima di tutto partono da un vivo ringraziamento, perché è come ritornare anche per me direttamente nelle aule della Facoltà di Economia, quando o in occasione di seminari o in occasione delle lezioni normali potevamo ascoltare Sabino Cassese che ci spiegava un poco già allora le istituzioni del diritto più aulico che noi dobbiamo tenere in grande considerazione e quello sul quale oggi ci ha portato delle importanti riflessioni, perché quello che effettivamente a me ha colpito nella sua esposizione sono due particolari passaggi che mi sembrano che si riducono poi fondamentalmente a due domande di base. Insomma, la prima riguarda anche perché bisogna tener conto degli strumenti con cui in fin dei conti non soltanto sono previsti, ma sui quali si basa poi il costrutto istituzionale. Cioè, c'è da domandarsi, serve ancora il, diremo così, quel particolare istituto del referendum? Se in un referendum noi accertiamo che soltanto una bassissima quota della popolazione va a votare, voglio dire, e direi così, c'è da rifletterci quantomeno, perché significa che il popolo non risponde, perché il referendum, come ci hai spiegato e sottolineato, è uno strumento di democrazia più ampio che esiste. E quindi capire i motivi per questa disaffezione, perché ognuno tira l'acqua al proprio mulino, come si dice. Ma tutto questo può nascere dal fatto che noi siamo ancora immaturi. Scusate, faccio un po' una forzatura. Cioè maturi nel senso così che noi storicamente siamo un popolo così, coloro che si sono occupati della sociologia di un certo tipo hanno sottolineato nel popolo italiano. Cioè c'è un basso livello di fiducia che ancora caratterizza quello che è la cultura del popolo italiano. Questo spiega perché noi non siamo in grado di costruire, se non rare eccezioni, delle grandi imprese. Qui mi riferisco a Fukuyama e a quel libro che ci riporta l'attenzione, Fiducia intitolato, e quindi per questo motivo noi possiamo considerare allora che il popolo piano piano non ritiene di dover muoversi per andare a fare un atto così di democrazia ampia. E seconda cosa che nell'esposizione che ha fatto il professor Sabino viene fuori è questo fatto di nuovo che mi riporta, purtroppo per mia deformazione forse culturale, al basso livello di fiducia, che è quello di dire ci sono due alternative, il maggioritario, nell'ultima volta che ci ha dato, oppure la coalizione, diciamo, alla tedesca, nella quale, diciamo, coloro che si coalizzano, dopo naturalmente sono coerenti nell'adesione che danno ad un progetto di governo dove nessuno può salutare. Immaginate se questo può accadere, ad esempio, in una situazione come quella italiana. E qui mi fermo perché direttamente. Beh, secondo intervento del dottor D'Ambrosio. Vito, tanto così ci si muove. Sì, sì, c'è. Ma io... Comandi tu, non io. Vai.
Dicevo, non perdo tempo se non quello strettamente necessario per dire a Sabino Cassese che lo trovo in splendida forma. Non fisica soltanto, quella è una cosa banale, ma insomma l'importante è essere dentro così. Io ti faccio tre domande, un po' che derivano un po' dalla lettura, che ho finito poco prima di venire qui, dalla lettura del tuo ponderoso libro sul governare gli italiani, che un po' mi ha ricordato anche alcuni anni universitari. Allora, una è una domanda che mi viene fatta spesso durante il mio impegno referendario, sia nel primo che nel secondo referendum. Per fortuna ho sempre sostenuto il no e ho vinto tutte e due le volte. Cioè, la domanda è questa, specialmente te che sei stato alla Corte Costituzionale, perché questo è un dato fondamentale. È possibile pensare che la Costituzione sia da necessariamente da riformare o comunque da cambiare perché è nata in un regime o comunque in una in un accordo di legge elettorale proporzionale, mentre invece ci si sposta o comunque ci si vorrebbe spostare verso uno maggioritario, per dirlo in maniera molto, da una democrazia debole e inefficace, inefficiente, che ci mette 20 anni a fare Heathrow, ad una democrazia che invece sia più decidente, come dice uno che è stato anche presidente della Camera. La seconda domanda è questa. Sì, è vero, tu hai detto, sono moderatamente ottimista. Credo che tutti quanti, noi che siamo qui al fondo, siamo ottimisti perché siamo qui. Però nel tuo libro si documenta un dato che viene racchiuso in una frase abbastanza banale, ma che io ho vissuto. I ministri passano, i direttori generali restano. Allora, questa continuità di una struttura amministrativa del nostro Stato e via via calando delle nostre istituzioni, che sicuramente è tutt'altro che da augurarsi e che sicuramente dovrebbe essere profondamente riformata e che molto probabilmente non sarà riformata, per le ragioni che sappiamo benissimo, perché così, cioè, che tu hai esposto in maniera magistrale, per questo scambio perverso fra una classe politica che non riesce a reggere il potere se non appoggiandosi su una classe amministrativa che ovviamente fa pagare caro il suo appoggio. Allora la domanda mia è questa, ma tu pensi veramente che il problema vero sia quello della coalizione prima o dopo, e non è invece o non potrebbe essere uno dei problemi fondamentali quello di una riforma della pubblica amministrazione, che forse può restare un'astrazione, ma alla quale se non mettiamo mano, e si potrebbe mettere mano, se non mettiamo mano andremo sempre in una situazione nella quale sostanzialmente poi dopo non interessa chi andrà a rappresentare l'Italia a livello politico, ma quello che è fondamentale è chi andrà a rappresentare l'Italia nelle strutture amministrative multinazionali. Bisogna capire che oggi l'Italia è enormemente sottorappresentata in tutti gli organismi internazionali, a cominciare dall'Unione Europea, per finire alla NATO e per finire all'ONU, nella quale i posti di responsabilità dell'Italia sono infinitamente inferiori a quello che potrebbero essere. Allora, domanda, ma non varrebbe la pena forse di cominciare a potare i rami dell'amministrazione, anche i rami alti e non solo i rami bassi? Perché se no continuiamo a giocare su chi sarà il Presidente del Consiglio, ma quali poteri avrà. Ecco, questa è la mia domanda fondamentale. Salve professore, colgo l'opportunità per salutarla perché ci siamo conosciuti insieme alla professoressa Monti a Shanghai qualche anno fa col professor Liong, non so se si ricorda. E allora volevo fare un po' un volo pindarico. Esatto, no? È stato casuale poi che abbiamo saputo di questa occasione, e è stato un piacere tra l'altro. Quello che volevo chiederle, diciamo, si collega un po' alla Cina e al comunismo, diciamo. Non crede che forse il momento di massimo splendore della democrazia, cioè la caduta del muro, ha coinciso con l'inizio del suo declino, diciamo, e quindi
in qualche modo a 30 anni dalla caduta del muro, quello che era uno splendore, diciamo, raggiunto dalla democrazia e dalla speranza di tantissimi, comincia non solo a scricchiolare ma ad accusare forti segni di cedimento. Giusto oggi Putin ha dichiarato che si ricandiderà, per esempio, in Russia, e insomma. Luca, a me fa piacere, professore, che lei sia un ottimista, però non vorrei che qui tutti quanti facciamo abbiamo molta fiducia su questo ottimismo di fondo. Io, francamente, non ci riesco più. Cioè, pensare che in questo momento ci sia un profondo ottimismo in quello che sta accadendo in questo paese, sinceramente, lo diciamo perché dobbiamo imporci un atteggiamento ottimista. No, qui siamo alle prese con un sistema che rischia grosso, secondo me, e non sono solamente quegli elementi di destra che stanno ormai prendendo campo come un campanello d'allarme, ma il fatto che vota meno del 50% della popolazione, questo è il più grosso campanello d'allarme di uno scollamento assolutamente pericoloso di stacco delle persone dalle istituzioni e soprattutto dagli strumenti di partecipazione. Cioè, non esistono più. A questo proposito, una domanda secca, perché se no la faccio troppo lunga. C'è in crisi anche un sistema intermedio di democrazia, e cioè tutti quei soggetti che la Costituzione ha previsto per alimentare il dibattito politico in questo paese, e cioè tutti quei soggetti che animavano anche il dibattito nelle istituzioni e fuori dalle istituzioni. Articolo 39 è uno strumento che possa riportarci in qualche modo a rendere più credibili questi strumenti? Perché io credo che addirittura ci stiamo abituando a tollerare, per esempio nei partiti, partiti che non rispettano il dettato costituzionale che è lì previsto. E questo è un profondo vulnus, secondo me, nella partecipazione e nella costruzione della nostra democrazia. Siccome qualche tempo fa era venuto fuori questo dibattito sulla legge sui partiti in particolare, non solo, credo che, secondo me, potrebbe essere una delle strade, no, sicuramente non l'unica, viva Dio, però una delle strade che potrebbe rivivacizzare una partecipazione popolare. La mia è lapidaria di domanda. Io ho sentito il professor Cassese a Roma citare un saggio di Bockenford del 67 in cui diceva: lo Stato liberale secolarizzato vive di presupposti che non è in grado di garantire. Quindi mi permetto di spingere la domanda ancora più a fondo. È un momento in cui dobbiamo mettere in forza la stessa sostenibilità umana della democrazia, cioè la possibilità stessa di reggerla in questo cambio epocale così drastico che avvertiamo nel nostro presente. Sì. Allora, io volevo chiedere al professor Cassese se secondo lei sarebbe opportuno o addirittura comunque auspicabile prevedere un allargamento, una diversificazione o comunque un ampliamento degli strumenti di democrazia diretta, oppure no? Se invece gli strumenti di democrazia diretta potrebbero potenzialmente sancire, diciamo, una deriva definitiva anche della democrazia e quindi ampliarne la crisi, diciamo.
provo a dare una risposta. Posso? Lei voleva fare una domanda ancora. Allora. Dunque, no, cerco di mettere in connessione alcuni di questi temi per non dover rispondere punto per punto. Allora, c'era la prima domanda di Balloni e credo che sia quest'ultima. Guardi, gli studi che ci sono sugli strumenti di democrazia diretta mostrano una enorme quantità di insufficienza della democrazia diretta. Le esperienze di democrazia diretta più diffuse sono California, Svizzera. Le ricerche che sono state compiute in questi due paesi, con riferimento in particolare ai referendum di iniziativa popolare, hanno mostrato che i referendum di iniziativa popolare si prestano a forti manipolazioni di gruppi di pressione. Pare che il grave stato di crisi delle scuole pubbliche in California sia diretta conseguenza del modo in cui gruppi di pressione interessati a sviluppare scuole private hanno impedito la gestione del bilancio dello Stato della California. Quindi non c'è dubbio che noi dobbiamo, al di là delle aspirazioni del tipo 5 Stelle, lei sa, più o meno il messaggio dei 5 Stelle in questo momento è il seguente. Non votatemi perché io vi rappresenterò, ma votatemi perché io ascolterò voi quello che voi volete. Va bene? Quindi, una democrazia indiretta in funzione della democrazia diretta. Io sarò il vostro portavoce, tant'è vero che loro sono favorevoli al mandato vincolante, no, del parlamentare. Questa è la loro posizione. Io credo che nelle esperienze che noi abbiamo al mondo la democrazia rappresentativa è quella che si è rivelata l'unica veramente funzionante. Per esserlo ci deve essere necessariamente una dei rappresentanti che chiameremo elite, se non ci piacciono le chiamiamo casta, se si mancano chiuse diventano casta, e ci deve essere una base popolare. E tra questi due dovrebbero esserci dei partiti ben funzionanti. Il momento che noi stiamo attraversando è un momento di crisi dei partiti, che sono la forma aggregativa della società che stabilisce il rapporto con i rappresentanti, va bene? Che organizza la voce popolare presso i rappresentanti, che serve all'educazione del stesso popolo. Per supplire a questo è difficilissimo trovare gli strumenti. Un mio caro collega, un professore dell'Università di Yale, della Law School di Yale, che è uno dei maggiori costituzionalisti americani, Bruce Ackerman, insieme con un suo ex allievo, ora suo collega, Fishkin, ha proposto alcuni anni fa, per esempio, di introdurre in America il Deliberation Day, per cui, come dire, tutto il popolo viene informato, dibatte, discute prima di un'elezione, perché lui dice giustamente bisogna che le persone sappiano quello che debbono decidere. Le faccio un altro esempio delle difficoltà della democrazia diretta. Ho fatto una stima, è una mia stima, prendendo il numero delle leggi che approva ogni anno il Parlamento italiano. E vedendo come debbono essere approvate le leggi in base alla Costituzione, cioè articolo per articolo. Se invece di prendere il Parlamento noi lo chiedessimo al popolo, il popolo che vota in Italia è 40 milioni di persone, no? 20 milioni su 60 milioni, 40 milioni hanno diritto elettorale attivo. Ho fatto un calcolo che se fosse così, ognuno di noi, senza un giorno di vacanza all'anno, non Natale, non Pasqua, non Capodanno, non il suo compleanno, non il suo onomastico, deve prendere 8 decisioni ogni giorno, va bene? Decisioni che vanno da quando c'è il fine vita, all'aborto, al divorzio, al tasso degli investimenti.
investimenti del Mezzogiorno, all'ammontare del debito pubblico, alla progressione in carriera dei magistrati, all'organizzazione delle categorie professionali. Saremmo in grado noi, 40 milioni di persone, di svolgere una funzione che manco mille deputati riescono a svolgere bene? Questi sono i problemi della democrazia diretta e questi sono i problemi che derivano da una richiesta di maggiore democrazia nel momento in cui invece la democrazia è in crisi. C'è oggi questa tensione in Italia, c'è qualcuno che promette più democrazia, va bene? E vediamo invece che proprio la democrazia che abbiamo non riesce a funzionare a quel ritmo a cui funzionava una volta. Basta ricordare le cifre che vi ho dato sul numero degli iscritti ai partiti o sul numero dei votanti e si capisce bene. Però dall'altra parte ci sono degli altri elementi piuttosto interessanti. Per esempio, per quanto perplessità possiamo avere sulle tecniche e le metodologie dei rapporti Censis, nell'ultimo rapporto Censis risulta che più del 70% degli italiani è contento della propria condizione. Questa è una cosa singolare che entra in contraddizione con quello che qualcuno di voi ha detto poc'anzi, insomma, perché vuol dire che lo stesso rapporto Censis parla del rancore come un elemento, come dire, no, sono elementi ambigui, contraddittori e vanno presi con molta cautela. Ma la stessa scarsa partecipazione al voto può voler dire questo. Sai, in alcune votazioni svedesi hanno votato il 20% degli aventi diritto al voto. Svezia, sto parlando di paesi con democrazie molto mature. Potrebbe avere quindi un altro significato che il grado di soddisfazione che ha raggiunto lo stato del benessere, il welfare state, con l'assistenza, la sanità e così via, ha sostanzialmente soddisfatto una parte cospicua dell'elettorato, della base, della società civile, tale per cui questa non sente il bisogno neppure di opporsi, ma neppure di esprimersi, ecco. Cioè non ritiene di far sentire la propria voce, né per aderire né per... è sufficientemente soddisfatta. Vede che c'è, come dire, un'ambiguità in tutto questo e così credo di aver risposto... La fiducia aumenta in quel caso. Appunto, e questo risponde anche alla tua domanda. La Costituzione è da cambiare. Piero Calamandrei, uno dei più grandi costituenti italiani, quando fece il discorso finale sulla Costituzione nell'Assemblea Costituente, disse: sentite, in questa Costituzione non c'è la cosa più importante che dovrebbe esserci in una Costituzione, va bene? Ed è uno dei padri della Costituzione. E per lui la cosa più importante era un modo per stabilizzare i governi. La cosa strana nostra è che noi, la sfiducia costruttiva che poi è stata introdotta nella Grundgesetz tedesca, noi l'abbiamo inventata noi. Fu proposta in Italia 2 anni prima, la Costituzione tedesca è di un anno più vecchia della nostra, no? Noi la discutemmo prima dell'Assemblea Costituente, durante l'Assemblea Costituente, e sarebbe stato un sistema funzionante. Quello che cioè la sfiducia costruttiva è: tu non puoi negare la fiducia se non c'è una soluzione di ripiego, va bene? Cioè non puoi fare la pars destruens senza avere in tasca la pars construens. Se ce l'hai, ok, se no non puoi parlare, va bene? Questo sarebbe stato un modo. E diciamo, tante persone, Giannini per esempio, ha sempre detto, Giannini è stato uno degli ispiratori della Costituzione, era il capo di gabinetto di Nenni, che era il leader del Partito Socialista, che era il ministro per la Costituente. Giannini ha sempre detto, durante i lavori della Costituente e dopo la Costituente, che noi avevamo la migliore Costituzione per la parte prima e per la parte seconda la peggiore Costituzione. Questo l'ha sempre detto, no? Non è che lo scopriamo noi, capito? Quindi certamente la seconda parte della Costituzione, per motivi che sono storicamente comprensibili, in quel momento, dati quei rapporti che ho citato,
che ho detto citando Tossetti, tra Togliatti e De Gasperi, e in quel momento loro non volevano che nessuno si potesse impadronire fino in fondo del potere, va bene, e quindi volevano avere la possibilità di un... cosa che è stata poi probabilmente una soluzione saggia per quell'epoca. Il problema è di sapere se è saggio continuare in questo modo. E il problema della riforma dell'amministrazione, questo insomma, fatto il ministro della funzione pubblica su richiesta di Ciampi, e so bene che cos'è, e mi sono interessato di questa cosa per tutta la mia vita. Il problema di fondo è, ma dato che una autoriforma non è possibile, la riforma poi deve partire da qualcosa, cioè ci deve essere un innesco, ci deve essere qualcuno che la pensa e poi la realizza. E questo qualcuno, dato che non parte dall'interno, cioè che non c'ha un sistema di anticorpi, il corpo della pubblica amministrazione, non può che venire dal governo. E allora il governo diventa importante. Ecco. E quindi ci si può sperare che ci sia un governo di coalizione che faccia una riforma dell'amministrazione. Certo, ogni tanto qualcuno mi dice, ma il Belgio è andato avanti per un anno e mezzo senza un governo. La Spagna è andata avanti per quanto tempo senza un governo? Questo è un problema importante. E sapete qual è la mia risposta? Questi sono paesi che hanno una struttura amministrativa molto robusta. Anche la Spagna, perché noi pensiamo sempre che la Spagna sia come l'Italia. Ci sbagliamo. La Spagna ha parecchi secoli di storia statale alle spalle. E questo conta. Perché gli illuministi francesi presero dal modello cinese dei mandarini la loro idea delle grandes écoles e poi delle na? Perché questa è l'origine del pensiero illuministico che poi introdusse l'idea delle scuole d'élite. Le scuole d'élite vengono dal modello cinese. Ma il modello cinese, c'è un bel saggio di un grande studioso italiano della storia cinese su questo argomento, perché lì c'hanno una continuità, non c'è un paese del mondo che abbia una continuità statale così lunga come la Cina, no? Tant'è vero che se uno va in Cina, qual è la cosa che loro interessa? È l'impero romano. Loro riconoscono a noi soltanto una cosa, la nostra continuità con l'impero romano, va bene? Perché loro si paragonano solamente all'impero romano, capito? E questo è un fatto storico importante, capisce? E che questo fa la struttura statale, una struttura statale, capito, che ha secoli di tradizione, è una struttura statale che riesce a reggere lo Stato. E quindi noi abbiamo questa straordinaria ambiguità oggi, contraddizione che stiamo vivendo. Da un lato ci abbiamo partiti e sindacati che sono in crisi, insomma, nessuno lo fa notare in Italia, per carità di patria, ma tutti i tre sindacati principali hanno la parola lavoro dentro. Ma se lei va a vedere il numero degli iscritti, tutte e tre hanno come maggior numero di iscritti dei pensionati, cioè delle persone che non lavorano. Questa è una contraddizione chiara, insomma, che fa capire poi quali poi sono i veri obiettivi dell'azione sindacale. I partiti erano dei movimenti, poi sono diventati delle organizzazioni, poi sono stati chiamati delle chiese. Chiese perché? Perché svolgevano addirittura un'attività educativa. I partiti avevano le scuole di partito, c'era il periodo in cui il Partito Comunista aveva la scuola delle frattocchie, no? Notissima, insomma. Capito? Cioè arrivavano a svolgere un'attività educativa nei confronti dei propri iscritti e nei confronti di non iscritti, da un lato. E dall'altro abbiamo questa singolare situazione in cui sono messi in dubbio gli strumenti della democrazia, partiti e sindacati, però c'è maggiore richiesta di democrazia, sempre con questa illusione naturalmente che il web possa risolvere tutto.
non so se vi posso consigliare la lettura di un altro libro molto bello di Tom Nichols, intitolato The Death of Expertise, la morte della competenza. È un bel libro, veramente un bel libro, molto semplice da leggere, insomma, di un professore universitario, ma che l'ha scritto in maniera molto semplice. E lui cerca di capire perché in America, da un lato, abbia avuto tanta importanza nelle elezioni lo sfruttamento del web, di internet e così via, e perché dall'altra parte questo abbia dei difetti strutturali che non possono sostituire la discussione nella sezione di partito, cioè il dialogo, quel dialogo che è fatto tra persone che la pensano in un modo diverso. Tendono la discussione su internet, per esempio, ma questa è una cosa che è stata osservata anche in Italia, tende a unire le persone che hanno la stessa opinione, no? Il problema non è unire le persone che hanno la stessa opinione, il problema è far dibattere le persone che hanno opinioni diverse. Perché io dico sempre, quando le persone mi chiedono che cos'è la vera democrazia, gli dico la Camera di Consiglio della Corte Costituzionale, perché io per decine di volte sono entrato nella Camera di Consiglio della Corte Costituzionale per decidere cose fondamentali, le leggi elettorali, poteri del Presidente della Repubblica, carcere per Berlusconi e così via. E sono entrato convinto di una cosa e sono uscito convinto della cosa opposta, va bene? E che vuol dire? Che quello che gli americani chiamano deliberation, che non è la nostra deliberazione, vuol dire essersi convinti di un'opinione, aver studiato una certa cosa, avere un'opinione, raccogliere l'opinione di un altro ed essere aperto alla possibilità di cambiare opinione alla luce di elementi ulteriori che vengono dal dibattito. Infatti, quell'espressione che noi usiamo tanto spesso, democrazia deliberativa, che traduce l'inglese deliberative democracy, è sbagliata la traduzione, perché dovrebbe essere, questo è stato scritto da un traduttore di un'opera di Habermas, democrazia dibattimentale, dibattimento. Il dibattimento non è la cosa che si svolge su internet, nei social e così via, no, quella è una cosa completamente diversa, insomma, capito? Questo è quello che ci manca, quindi siamo in questa ambiguità, in questa contraddizione. Dall'altro ci vengono prospettate speranze di piattaforme Rousseau attraverso le quali il popolo si può esprimere liberamente, e poi però vediamo che su piattaforme nel quale 20.000 votanti, 30.000 votanti decidono cose importanti, no? Quanti sono rispetto ai 40 milioni di aventi diritto al voto, e dall'altro non alimentiamo i partiti, perché poi alla fine i partiti, l'articolo 49 della Costituzione, credo di ricordarlo a memoria, dice che i cittadini sono liberi di associarsi liberamente in partiti per concorrere alla formazione della politica nazionale. Sono i cittadini che sono liberi di associarsi, e dovremmo associarci noi, e invece il passaggio è da 10 milioni a 1 milione, se si raggiunge il milione, va bene, il totale dei partiti italiani. Quindi questa è la difficoltà dentro la quale ci troviamo, nella quale io però penso che ci sia l'Italia almeno ha una società civile molto attiva, e il fattore principale di ottimismo mio è quella indagine dell'Istat. 77% partecipazione politica passiva, 8% partecipazione politica attiva. C'è uno spazio enorme in mezzo a questo. C'è uno spazio enorme, vuol dire che, capito, che la gente è interessata, cioè che lì c'è della legna sotto la quale, se si mettesse un po' di fuoco, prenderebbe fuoco, va bene. Perché è 77%, è molto alta come partecipazione politica passiva. Cioè c'è una enorme possibilità di attivare, se ci fossero naturalmente dei partiti politici che facessero esprimessero delle politiche. Io vi invito, e con questo finisco, leggetevi, si trova sul web, leggetevi il testo della
presentazione elettorale, della presentazione pubblica dell'ultimo leader di partito che è l'attuale Presidente del Senato. Leggetelo. Leggetelo e ditemi se ci trovate un'indicazione del programma del partito. Va bene? Ecco. Dentro quel testo c'è un passaggio nel quale si dice: quanto al programma, questo lo faremo insieme in forma partecipata. Capito? Questo secondo me insegna molto su quello che è il vuoto principale della politica italiana.